Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con Formula 1 2012 e il nostro bel volante Logitech G27 per iniziare finalmente la nostra carriera, il nostro campionato di Formula 1 2012. E ragazzi, facciamo allora un paio di premesse, un po' un'introduzione a questo campionato. Come prima cosa, naturalmente volevo ringraziare tutti quanti voi che mi avete seguito per l'altro, diciamo, l'altra sfida campionato e soprattutto, grazie mille per aver replicato così in tanti, per la scelta della scuderia che andremo ad utilizzare in questo nuovo campionato che è risultata essere la Toro Rosso. Diciamo che se l'è battuta un po' con Williams e Force India, ma ne è uscita vincitrice la Toro Rosso, quindi andremo a fare danni con la nostra Toro Rosso. Come avete visto, ragazzi, siamo qui con il nostro G27, ve lo dico subito, nonostante io abbia acquistato questo volante, ho fatto l'unboxing molto ma molto in ritardo, l'avevo acquistato già da un bel mesetto, però non l'ho utilizzato perché, come vi dicevo anche nel canale, non ho avuto tempo, quindi l'avevo solamente provato appena arrivato e poi riscatolato e tolto adesso dalla scatola per provare questo Formula 1 2012. Quindi, premessa da dire che è un fottuto casino. Io dicevo che con il volante sarebbe stato forse meglio, ma mi sbagliavo alla grande perché con il volante è molto, ma molto più difficile. Almeno all'inizio, probabilmente quando ci prenderò la mano sarà un po' più semplice, però per adesso è molto, ma molto difficile perché se con il pad si riusciva ad esempio ad avere una guida un po' più sportiveggiante come la nostra, con questo è molto più difficile, soprattutto contro sterzi e cambi di direzione veloci, perché con il pad naturalmente si fa così, è questione di decimi, di millesimi di secondo. Qui invece bisogna fare tutto il giro e soprattutto con il force feedback, che è abbastanza tostarello, non è assolutamente facile. Oltre al fatto alla configurazione dei tasti, adesso vi andrò a dire come ho settato un po' i tasti perché. Allora, il pad naturalmente sembra che ha pochi tasti, ma ne ha molti di più di questo, soprattutto qui nella scocca principale, perché noi avevamo qui nel pad le frecce per il menu che ho dovuto mettere qui sul volante, quindi ho messo freccia su, freccia a destra, freccia in basso e freccia a sinistra, qui per guardare indietro e qui il kers. Di conseguenza ho dovuto mettere il DRS sul pedale della frizione, poi freno, acceleratore e acceleratore naturalmente li ho lasciati lì, quindi con il fatto che ho il DRS appena di lato al freno potrebbe succedere un caos, ad esempio che in un rettilineo inchiodo invece di aprire il DRS, così come se in un curvone schiaccio il DRS e andiamo perfetti lungo contro il muro, ma va bene. Poi qui ho messo un po' di settaggi come il rewind e il menu della vettura, e quindi niente, un po' per facilitarmi le cose perché non ho voluto cambiare i settaggi delle farfalle per il cambio, perché visto che ogni tanto ci provo a fare qualche garetta con il cambio manuale, non ho voluto cambiare i settaggi, se non ogni volta devo ricambiare tutto, e quindi li ho lasciati per adesso così. Naturalmente con le impostazioni, ragazzi, siamo rimasti come avevamo detto, quindi carriera adesso l'andremo a vedere professionista, anzi iniziamo subito. Modalità carriera. Carriera, ok. Allora, eccoci qui, naturalmente avevate scelto la Toro Rosso, quindi siamo su una scuderia che ha come obiettivo il 14° posto. La vedo molto dura, tra l'altro. Comunque, naturalmente, ragazzi, io vi ripeto, ringrazio per aver partecipato così in tanti, diciamo, a questo sondaggio per scegliere la nostra scuderia. E adesso andremo a vedere un po' come sono le impostazioni, perché io avrei messo campionato, diciamo, gran premio lungo, quindi con le qualifiche. Ah, altra cosa che Ti do il benvenuto al centro carriera, dove potrai gestire la tua carriera ok. e consultare varie informazioni relative alla stagione. Dimmi Diamo tutto. un'occhiata più da vicino. Prego. Questo è il menu del centro carriera. Spostandoti al suo interno, lo schermo si aggiornerà automaticamente. Se una delle opzioni richiede la tua attenzione, apparirà un'icona al di sopra di essa. Nella parte superiore dello schermo c'è il calendario delle gare. Come noterai, in corrispondenza di alcune gare è presente un'icona, la quale indica qualcosa di speciale in programma per il weekend. Puoi visualizzare una guida relativa a ogni circuito, scegliene uno dal calendario e premi il pulsante per avere maggiori informazioni. Le email ti forniscono una serie di informazioni fondamentali relative allo svolgimento della stagione, quindi assicurati di controllarle regolarmente.
Queste sono le funzioni principali del centro carriera, quindi assicurati di darci un'occhiata prima di scendere in pista. Perfetto. Allora, andiamo un attimo a vedere le impostazioni, se non sbaglio qui. Impostazioni di gara, weekend lungo, qualifiche complete, perfetto. Già obiettivi così senza far niente. E io mi farò delle prove, diciamo le prove libere me le farò per conto mio, in modo tale da fare un po' i settaggi, vedere se riesco a fare qualcosa, e poi faremo una gara, un video per le qualifiche complete, che dureranno molto poco perché ci cacceranno a calci sicuramente, e la gara 25%. In questo video magari facciamo anche insieme le prove libere, perché penso che dureranno poco le qualifiche. Quindi, come detto, difficoltà siamo qui, aiuti tutto personalizzato, perché servofreno no, ABS sì, controllo trazione medio, solo curve, 3D, cambio automatico, assistenza sosta sì, regolamento bandiere realistici, danni completi, quindi le gare potrebbero durare benissimo solo la partenza, livello di difficoltà professionista, flashback 4, perché ragazzi me li vorrei tenere, anche se magari cercherò di utilizzarne pochi, ne dubito, però ci proveremo. E, email, allora, ok. Volevo darti benvenuto alla Toro Rosso e augurarti buona fortuna per la stagione che sta per aprirsi. Ok, perfetto, vorremmo che finissi almeno 14esimo. Ampiamente a portata di mano quest'anno. Non esageriamo. Leonard Thompson, sono responsabile del compito del quartier generale. Perfetto, Anna Forlan, benvenuto alla Formula 1. Sono sicuro che ti sentirai subito a casa nella Toro Rosso. Va bene, benvenuto alla Toro Rosso. Prima di rendere email con informazioni utili. Perfetto, Rob Stanton. Allora andiamo subito ad Albert Park a Melbourne, in Australia. Perfetto, obiettivo qualifica 14esimi, gara 11esimi addirittura. C'è il sole comunque. Ah ragazzi, come avete visto ho messo una telecamera, diciamo, che poi monterò nel video, non so nella parte dove riuscirò a montare la cam. Vediamo se piace questa idea, se no la toglierò per i prossimi video. Quindi ditemi anche voi se vi fa piacere avere questa cam, diciamo che guarda, non so se riesco a inquadrare un po' tutto, però vabbè, vediamo un po' come viene fuori sta roba. Andiamo, ok, perfetto, subito andiamo a fare dei danni. Come dicevo ragazzi, il volante è molto più divertente, ma allo stesso tempo è più difficile, quindi diciamo fino a quando non ci prenderò un po' la mano sarà assolutamente complicato, assolutamente un macello riuscire a fare qualcosa di decente. Ma noi proveremo sempre con la nostra guida sportiveggiante, anche se con questo è molto più difficile, perché richiede una guida molto ma molto più pulita. Vabbè, vediamo comunque se riusciamo a mantenere il nostro stile di guida. Facciamo un po' di prove, poi andremo a fare la qualifica, vediamo un po' se ce la facciamo, o se magari io taglio le prove e poi ci riprendiamo qui nella qualifica, non lo so, dipende un po' dalle tempistiche, soprattutto se ce l'ha. Ok. Ah, come avete visto ragazzi, siamo passati dalla versione 360 alla versione PlayStation 3, appunto per il volante, quindi ho fatto un cambio gioco. Ok, sì, non ci perdiamo in chiacchiere. Perfetto, il nostro casco, ho rimesso il casco uguale. Eccoti ai box. Salve. Ti faccio fare un giro. Ok. C'è sempre l'anziano. Il monitor vettura ti fornisce informazioni importanti sul weekend di gara. Qui puoi trovare dati di ogni tipo. Dagli un'occhiata quando hai tempo. Se vuoi scendere in pista, saltare le sessioni o conoscere gli obiettivi di una sessione, non devi fare altro che chiedere. Perfetto. Allora chiediamo un attimo al signore, che mi sembra anziano, quindi penso che sia esperto. Se ce la fa. Sta salvataggio automatico. Ok, perfetto. Allora, setup vedo salta sessione, direttore di gara, almeno, ma non so se c'era qualcosa di... C'era un'icona, vagamente. Vabbè. Comunque, allora, vediamo un attimo il setup. Proviamo con questo. O magari con questo, non so. Proviamo con questo, dai. E facciamo una prova, dai. Giro lanciato. Tanto queste sono le prove libere. Via. Bella. Ok. Come vedete ragazzi, qui c'è il LED di stato dei giri motore. Quindi quando
magari utilizzeremo il cambio manuale. Per adesso io direi di utilizzare questi cosi, poi questi settaggi. Allora vai con quick hertz, frizione DRS e avremo tutto. E poi magari quando ci avrò preso la mano potremmo provare a fare anche con qualche cambio manuale. Vediamo che ci esce. Oh. Ecco, come vedete anche il force feedback fa un bordello clamoroso. Ok. Oh, piano. Infatti non è assolutamente facile. Poi, tra l'altro, dovrei provare anche un po' di settaggi della vettura, ma non la vedo una cosa molto, molto semplice. Ma noi ci proveremo. Quindi ragazzi, ve lo dico subito, mi scorderò molte cose. Hertz, DRS. L'importante è che non sbaglio tra freno e DRS, perché sennò succede veramente un massacro, soprattutto in staccata. Vediamo un attimo che riusciamo a fare questa pista, che non è, con questi cambi di direzione non è facilissimo, perché come detto con questo ci vuole molto più tempo per i cambi di direzione veloce, e penso che a Monaco sarà un casino, oltre al fatto che comunque abbiamo i danni su completo, quindi Monaco penso che non riusciremo. Ok, Monaco, e chi ci arriva a Monaco? Bene. Sto dicendo, a Monaco non riusciremo a fare neanche un giro, ma quanto pare non lo riusciamo a fare anche in Australia, figurate a Monaco. Allora, aspetta un attimo, andiamo un po' indietro. Un bel po' indietro, perfetto. Vai, primo flashback utilizzato, ottimo. Partiamo alla grande, neanche le prove libere. Molto. Cerchiamo di fare una guida sportiveggiante anche con il volante, anche se è un po' più, molto più difficile. Molto più difficile. Bene, ottimo. Piano, piano. Piano. Ok, 1.34 direi che è un tempo clamoroso. In negativo direi, Certo non in positivo. Diciamo ci vuole molta più concentrazione con il volante che con il pad. Io con il volante naturalmente è più facile, diciamo, per ad esempio le curve veloci o quando si è molto vicini ad un altro avversario, quindi diciamo si riesce a gestire un po' meglio la sterzata nello stretto, cioè nello stretto, diciamo nel dettaglio. Ma nei cambi di direzione veloce è molto più difficile, oltre al fatto che comunque con il force feedback, ragazzi, dopo un po' è veramente stancante. Infatti nonostante faccia relativamente freddo, è quasi da mettersi a maniche corte dopo un'oretta di gioco con il volante, perché è veramente faticoso, diciamo, dopo un po'. Certo, si può regolare il force feedback, io non l'ho, diciamo, ammorbidito troppo, perché non mi piacerebbe poi. Però vedo, magari in gara, se dura mezz'ora, mi spacco le braccia. Ok, direi che stiamo andando discretamente lenti. Il primo ha fatto 1.30 e a Hülkenberg, quindi sarà pienamente battuto da chiunque. Io più che altro adesso per vedere un attimo come va la macchina, perché soprattutto per farci un po' la mano con il volante, perché non è assolutamente semplice, come detto. La temperatura delle gomme va bene. Dopo un nostro campionato veramente, l'altro campionato molto sportiveggiante, siamo riusciti lì a arrivare primi dopo proprio la fine. Vi ho battuto Hamilton, qui invece ragazzi non vi aspettate cose da pazzi, perché sarà comunque un campionato di difesa, e già tanto se riusciremo a batterci nel gruppone, ecco, come vedete gli obiettivi sono già 14esimo, ma già quello lo vedo molto arduo, soprattutto come detto con questa configurazione. Piano piano, stiamo andando, maledizione. Ok,
premo il DRS così a caso, vediamo un attimo, sono qua, perfetto, bene, così, ottimo. Allora io direi di andare in box, non così, maledizione, ecco, anche ricordarmi tutti i tasti non è semplicissimo. Non questo, torniamo ai box, no, dov'è? Torna ai box, sì, perfetto. Bene ragazzi, quindi abbiamo fatto questa introduzione alle prove libere, io direi che ci vediamo dopo per le qualifiche. Bene ragazzi, allora proviamo a fare le qualifiche, obiettivo 14° posto. Allora, andiamo un attimo nelle impostazioni, ho cambiato qualcosina ma non è che abbia fatto dei tempi decenti comunque, quindi c'è poco da fare. Allora, ho messo il... no, il cambio l'ho lasciato. Sospensioni le ho messe così, non so se ho cambiato qualcosa in realtà, perché i valori come erano, vabbè, vada, se vi può servire, vedete, di default. Comunque l'altezza dal suolo no, forse l'ho aumentata di una tacca altezza dal suolo, sia anteriormente che posteriormente, perché questo ci aiuta a salire sui cordoli, e visto che qui c'è da salire sui cordoli nelle curve, aiuta. Questo, se non sbaglio, l'ho lasciato così. E valori elevati causano più sopra sterzo, più reattività e diminuiscono la trazione e l'aderenza in curva. Questo l'ho abbassato perché all'inizio era a 7, visto che a noi l'aderenza in curva ci serve, l'ho abbassato come valore. Bilanciamento garantisce una maggiore reattività della scapito dell'aderenza in curva. Pneumatici si usurano più rapidamente, un valore elevato garantisce maggior reattività però c'è meno aderenza in curva. Questo sì, non so se l'avevo messo io così, probabilmente sì. Pressione alta dei freni, in modo tale che inchiodiamo più velocemente. L'aerodinamica l'ho messa, l'ho aumentata un po' di più perché con questa impostazione più alta ci permette appunto di affrontare le curve a velocità più alta, visto che qui ci sono soprattutto quei due curvoni molto veloci, quindi c'è bisogno di quello. Ho aumentato di una tacca anche questo qui perché bisogna bilanciarlo anche con quello posteriore, anche se si abbassa un po' la velocità di punta, però c'è solamente un rettilineo veramente importante, quindi vabbè, ci giochiamo quella parte. E niente ragazzi, allora scendiamo in pista e giro lanciato, vediamo un po' che ci esce, ma penso niente di buono. Va bene, allora il primo giro lo faremo un po' così, vai, sportiveggiante, vediamo se la macchina si comporta un po' meglio. Inizio, mettiamo carburante miscela elevata, così sfruttiamo per bene il motore. Cerchiamo di fare un giro veloce all'inizio perché poi sennò faremo dei danni. Facciamo dei danni già da adesso, figurati dopo. Ok, spariamo tutto il kerz, intanto. Ok, perfetto. Qui arriviamo al fondo scala, però, come detto, è solo questo il rettilineo. Qua saltiamo sul cordolo, tentando di non cappottarci. Premo il DRS, premendo la frizione e non il freno, sennò facciamo un macello. Con il volante, ragazzi, è molto più difficile fare tutto praticamente, cioè non si può, ecco, contro sterzo tra l'altro. Non è come con il pad che ad esempio si può inchiodare così e buonanotte, ma qua c'è una difficoltà maggiore nella frenata, nella staccata. Perché? Perché bisogna frenare, ma calcolare bene la frenata in modo tale da rilasciare il freno prima di entrare in curva, quindi così si stacca, poi si deve lasciare il freno entrare bene, mentre con il pad si può anche frenare mentre si è in curva, cosa che normalmente sì, non si fa, cioè non è da farsi, però con il pad ci si riesce, quindi se si arriva un po' lunghi non fa niente, così no, perché andiamo lunghi, andiamo dritti con la pedaliera se facciamo una cosa del genere. Così come non riusciamo bene ad accelerare quando siamo in curva, cosa che effettivamente non si fa, o almeno non si fa durante la curva, ma bisogna aspettare appunto l'uscita. Con il pad si poteva anche fare, ci si riusciva, ma con questo no, quindi diciamo è molto, tra virgolette, più realistica la cosa con volante e pedaliera, e di conseguenza molto più difficile, perché naturalmente non è che, almeno io non sono un pilota, quindi non è che mi trovo benissimo, cioè tra virgolette benissimo con questa configurazione. Andiamo, molto probabilmente facevo tempi migliori con il pad, cioè sicuramente facevo tempi migliori con il pad, però così ragazzi vi assicuro è molto ma molto più divertente. Infatti cercherò di recuperarmi anche WRC. Perché
perché con quello, ragazzi, lì faremo delle gare sportiveggianti con il volante contro sterzo a bomba, ma li faremo sportiveggianti anche qui, ecco, non così magari, perché sennò distruggiamo tutto. Maledizione. Anche perché per esempio con il pad il controsterzo è fattibile, perché come detto da una parte all'altra ci vuole poco, ma qua calcolando anche il force feedback che frena, diciamo, il volante, non è facilissimo saltare da una parte all'altra. Siamo undicesimi, ma penso che siano scesi in pochissimi in pista, quindi questa curva è improponibile così. Almeno cerchiamo di superare il Q1, maledizione. Come vedete, me ne accorgo già da solo che si entra lento, che non... Però, come detto, vi assicuro che non è assolutamente facile. Anche io prima pensavo... avevo un'impressione diversa con il volante, diciamo, prima di provarlo. Adesso che l'ho provato posso dire che non è affatto semplice. Devi effettuare una sosta ai box nei prossimi due giri. Facciamo più avanti, adesso ci sfondiamo l'ultimo giro e poi facciamo la sosta come vuoi tu. Comodamente. Cerchiamo di fare almeno questo giro per superare Q1. Ecco, non così magari. Dove diavolo è il pulsante? Ok, no? Qua ci stiamo giocando dei flashback a caso, cioè a caso, pressione, quindi. Meno male che ce l'abbiamo, perché. Ecco. Vabbè, buonanotte. Andiamo in box. Dov'è il pulsante? Torniamo ai box e vediamo a che punto siamo. Dobbiamo rientrare almeno 17esimi per superare Q1. Mancano 11 minuti e siamo 20esimi. Ci sono molte vetture in pista al momento. Ho capito, ma non possiamo aspettare perché sennò ci inchiappettano. Giro lanciato. Ragazzi, non possiamo fare figuracce. La prima gara, l'esordio con la nostra Toro Rosso. Abbiamo montato un treno di gomme già usato. Puoi iniziare a spingere non appena entrano in temperatura. Ok, fammi sapere. Al momento siamo fra gli esclusi. Dobbiamo raggiungere almeno la 17esima posizione o saremo eliminati nella Q1. Ok, e non sarebbe una bella cosa. Qui c'è un pubblico che ci segue. Aspettavo una gara sportiveggiante e qua ci stiamo fondando, ma... ci rifaremo, ragazzi, ci rifaremo. Sta sbiellando il motore. Un po' di controsterzo che non è assolutamente facile. Ci vuole anche molta più concentrazione, infatti se parlo un po' meno è dovuto anche a questo. Cerchiamo di fare una figura decente alla prima uscita con la Toro Rosso. Ecco, questa prossima curva è molto più difficile. Il volante è una di quelle molto ma molto più toste, perché non si riesce bene a fare il cambio di direzione in modo reattivo e veloce. Ok, staccato una clamorosa. Dai, maledizione. Eccoci al... attenzione. Diciassettesima posizione. Sarebbe una gran botta di culo. Togliti. Maledizione. Ma non è possibile. Vabbè, andiamo in box. Ma se quel salame si è messo in mezzo alla via. Tacci sua.
poi ragazzi ci sono anche un po' di giochi che potremmo provare con questo. Riparazioni completate, bene. Dove siamo in classifica? Abbiamo perso un po' di tempo riparando la vettura. 18esimi, no cazzo. Quanto c'ho? No, 2 minuti. Siamo leggermente troppo lenti, ma ce la possiamo fare. Maledizione. Non so se ce la facciamo perché mancavano 2 minuti. In questo momento Daniel è primo, ball per lui. Daniel chi? Attenzione ragazzi, cioè abbiamo l'ultimo tentativo. Quindi qua ci dobbiamo veramente giocare il tutto per tutto per aumentare almeno di una posizione, se no partiamo 18esimi, non mi sembra il caso. Era per poco, dai. 17esimo, 18esimo. Faremo una partenza naturalmente sportiveggiante nel caso, però. Oh, queste derapate così a caso. Manca un solo minuto, un minuto. Capito, stiamo tentando di fare l'ultimo. L'ultimo tentativo. Momenti di panico. Ma il giro è questo, l'ultimo, noi possiamo fare altro. Oh, piano. Comunque ragazzi, a parte il fatto, vabbè, si guida, cioè più difficile, ma è molto più divertente, cioè è tutta un'altra cosa ragazzi, è veramente troppo divertente con il volante. Per quanto sia difficile, molto ma molto più divertente, non solo in questo gioco ma in altri. Io, porca puttana, no. Ok, non posso parlare quando in questi momenti topici. Ultima curva fatta peggio di prima, cazzo. Mi sa che ce la siamo giocata, mi sa che ce la siamo giocata. Maledizione, riusciamo a fare un altro giro? No, ce la siamo giocata. Puttana. Beh ragazzi, niente, ci hanno cacciato direttamente al Q1. Vabbè, che dobbiamo fare? Ci rifaremo in gara per forza. Come dicevo, poi lo proveremo anche con qualche altro gioco. Io appena mi è arrivato parecchio tempo, 14esimo, fallito, che ti do di. L'ho provato con un paio di giochi e alcuni sono perfetti per questo volante. Gran Turismo sì, non ci sta male, ma sì, ho capito che dobbiamo stare qua a chiacchierare, ok? Euro Truck Simulator, ho provato un altro City Driver, una cosa del genere, devo testarlo bene. Euro Truck Simulator è perfetto perché funziona tutto alla perfezione, magari proveremo anche quello. E a questo punto ragazzi, niente, io vi saluto, il video è durato abbastanza, naturalmente vi ringrazio ancora tutti per aver dato il vostro contributo nell'ultima gara dello scorso campionato, e quindi dicendomi che scuderia utilizzare per questo campionato. Spero che questa configurazione vi sia piaciuta. Noi adesso ci rivediamo tra qualche giorno per la gara. Quindi ragazzi, spero che questa prima prova vi sia piaciuta, tra virgolette, perché ancora un po' siamo in fase di rodaggio, diciamo. Dobbiamo ancora prenderci la mano con la nostra nuova vetturina. E l'obiettivo è almeno 16° posto, cercheremo di farcela noi. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento, che sarà la gara qui al Melbourne con il nostro ingegnere di 115 anni. Io spero che il video vi sia piaciuto, quindi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale. Ciao.